È un bambino cinese, 10-11 anni. Eh? Sì. C'è qui questo bambino? Bambino proprio cinese, gli occhi. Sì. Senti, aspetta, secondo me questa di italiano non ci capisce niente. Sì, la minchia allora, scusa. Questa capisce solo i numeri e l'ordinazione. Questo sono stupido io? Sì. Senti, ispettore, o la sta prendendo per il culo oppure non capisce proprio niente. Oh, occhio, bambina. Mettiamo le cose in chiaro, eh? Qualche problema? Tu capire me parlare italiano? Senta, può smettere di parlare come Tarzan, signore. Io in Italia ci sono nata. E in cinese so dire sì, no e ciao. La ragazza ha fatto qualcosa? No, ragazza, non ha fatto. Noi eravamo qui per prendere delle informazioni. Polizia, squadra mobile. Posso vedere un documento? Sì. Giuro, passami il tesserino. Il mio. Piace a te, Zanna, nemmeno ti conosce, dai. Se viene a sapere che io sto qua. Dai. Veloce, dai. Eccolo In cosa possa esservi utile, agente Gargiulo? qua. Beh, noi staremmo cercando un bambino scomparso. Un bambino cinese, 10-11 anni. Bassino, proprio cinese, occhi. Proprio. È sicuro che sia un cinese? Sì. Che senso? Nel senso che per molti gli orientali sono tutti uguali. Invece ci sono i cinesi, i coreani, i vietnamiti. È sicuro che fosse un cinese della Cina? Non lo so, poteva pure essere un cinese Giappone, Il termine esatto in italiano è giapponese. E perché lo cerca qui quel bambino? lo cerchiamo qui perché aveva un portachiavi come questo. Tutti i nostri clienti ne hanno uno quando vanno via. Può darsi che sia stato qui, ma in questo momento non me lo ricordo. E adesso sicuramente non c'è. Ecco la vostra cena. Buon appetito. Grazie. Ah, gli spaghetti, va? Eh?